qualche annuncio. Dunque giovedì, festa dell'Ascensione, però giorno di lavoro, grazie alla Democrazia Cristiana, se non erro, però lo stesso alle 7:30 di sera celebrerò comunque la Santa Messa, che poi certamente sarà resa solenne anche la domenica. I giorni prima, lunedì, martedì, mercoledì, sono i giorni delle rogazioni, i quali vogliamo anche in ora tarda, soprattutto martedì e mercoledì, lunedì non sarà possibile, cantare la messa, celebrare la messa delle rogazioni, come voi sapete, con le processioni e la benedizione di quello che c'è di campi. Possiamo anche benedire il campo del vicino, non gli farà male. E dunque vi informerò per via elettronica. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, la ricchezza dell'Epistola di San Giacomo, che in questa domenica continua in quella del passo della domenica precedente, le parole del Santo Vangelo, però per pur dire anche l'attualità con quello che sta succedendo nel, possiamo comunque dire, contro Chiesa e nel mondo, talmente tante che è difficile scegliere di cosa e come intrattenerci per elevare il nostro spirito a Dio. Sicuramente la miglior cosa è ancorare bene la nostra mente nell'insegnamento liturgico e nell'insegnamento della Sacra Scrittura in Epistola Evangelo, per poi, ancorati nelle verità eterne, alzare o piuttosto abbassare lo sguardo verso quello che sta succedendo nel mondo, ancora una volta, della controchiesa, purtroppo anche nel mondo cosiddetto tradizionalista, nel mondo politico, i dettami che parlano, vogliono farsi a togliere la patria potestà a chi rifiuta, a far iniettare a dei neonati, neanche ancora capace, tra l'altro, veramente ad assimilare un vaccino che, se purificato, al limite si può difendere, che potrebbe perfino fare del bene, non si sa. Per ogni modo sono veri crimini, e davanti a tutto questo la prima cosa da fare è, appunto, come sempre, prima raccogliersi, ancorarsi in Dio, e poi da lì però non chiudere gli occhi davanti a questi veri genocidi, in questo caso dei vaccini e tutto il resto, contro i quali bisogna reagire. Ma appunto si reagisce poi in un modo frettoloso, in un modo inconsiderato, in un modo primario, di, per carità, magari anche con il merito di aver reagito, però insufficiente per fare del bene a se stessi, alla propria prole e alla società. Vi è bisogno di un agire appunto prudente, e l'agire prudente anche considera tutte le circostanze ed è lungimirante, innalzi in tutto, agisce partendo da Dio e per tornare a Dio, dunque in modo saggio. E allora, ecco, prima o intanto ancoriamoci nell'insegnamento che ci dà qui San Giacomo dell'importanza di mettere in opera la parola udita. E l'immagine che San Giacomo dà per colui che da smemorato non ricorda la parola udita, non ricorda quello che ha imparato in catechismo, ma non ricorda neanche quello che settimana per settimana, anno per anno viene ripetuto nelle pagine del Vangelo, non ricorda. È il più grande difetto, ricordiamocelo bene, contro la prudenza. Coloro che con assiduità seguono lo studio del catechismo si ricordano che la memoria è una parte
la parte primaria più importante della prudenza, con certamente altri aspetti, ma se io non ricordo le cose, sbaglierò ogni volta che mi trovo in quella situazione. Ebbene, San Giacomo dà l'esempio di uno che rimira il suo viso in uno specchio e rimiratolo se ne va subito dimenticando com'era. Letto così, bisogna anche dire tradotto in italiano così, forse non si capisce bene, perché non solo le donne, anche gli uomini sono vanitosi e normalmente stanno davanti allo specchio e si ricordano poi bene come sono e ogni ruga e ogni difetto e come farlo e come coprirlo. Allora qui ci aiuta dunque chi ci spiega i testi sacri e ci viene spiegato che qua San Giacomo, che poi anche lui aveva una concezione molto precisa di guardare se stesso nello specchio, perfino anche di igiene, ha fatto tante penitenze anche per non esagerare nel vizio americano di stare tutto il giorno sotto la doccia. Allora lui dice bene, considerante vultum nativitatis sue, il volto del nativo suo, cioè quello che appunto dice colui che non è vanitoso, ma che frettolosamente si guarda nello specchio giusto per, insomma, mettersi a posto nel modo più svelto possibile, quello che poi può essere poi per altri qualche volta divertente vedere che il gran professore distratto arriva mal rasato, tagliato, con un ciuffo ancora qui che non ha tagliato via, colui che proprio non è vanitoso e che si cura male, infatti, che non si guarda bene, è colui dunque che non guarda il suo volto, se lo dimentica completamente. E per quanto sia una virtù per questo, forse persona che non cura forse abbastanza il suo aspetto esteriore, però insomma almeno non ha il vizio della vanità, pertanto è un grave vizio spiritualmente per colui che davanti al catechismo non sta come una donna o un uomo vanitosissimo a valutare, scrutare bene se tutto corrisponde proprio sì qua, la mia giustizia, la mia vanità, tutto che... Noi dovremmo stare con il libro di preghiere, con le virtù, con i vizi, con le verità da credere, i doveri da fare, l'esame di coscienza, scritto, stampato, prepararci alle confessioni, dovremmo stare lì, il tempo che ci vuole per una vanitosissima ragazza per farsi unghie, capelli, trucco, tutto. Sapete che sicuramente passano una bella mezz'oretta anche facilmente. E così con il libro di preghiera in mano, esame di coscienza. So che non devo rubare o ho rubato e non ho rubato? Sì, io so che non devo rubare, ma con cura sono andato in rivista tutte le mie occasioni di spendere, ho rubato o non ho rubato. Ma certo che non si dice le bugie. Sì, io so che non si dice le bugie. Vediamo un po', lunedì ero lì, ho parlato con Tizio, ho parlato con Caio, lì ho avuto quell'incontro, ho detto una bugia? E se inizio a esaminarmi così, ci vuole del tempo. Perché persone che si incontrano, luoghi che si cambiano e ore di parlate anche al telefono, ce ne sono. E lì con cura vedere, magari forse ci potrebbe una piccola macchietta che poi non piace, me la tolgo, piccola bugia. O siamo distratti e non ci interessa avere un po' di sporco, di sapone dietro le orecchie. Qui è dunque anche in tempo e in intensità e in attenzione il massimo sforzo da fare.
custodire a poco secolo, custodirsi immacolati dal mondo. Ma sapete che solo ottemperando a questa, chiamiamola in un senso, vanità spirituale, che poi è anche quella un vizio, non deve essere, non deve esistere, però questa ricerca assidua del scrutare la propria coscienza davanti a Dio, già solo quello automaticamente custodisce dal mondo, il quale però ci attira in un modo quasi irresistibile, e lo può fare anche con sante ragioni. E appunto andare a visitare gli orfani e le vedove, praticamente per l'uomo del mondo l'orfano e la vedova è veramente, cioè, come inutile, lì non c'è niente da fare, non c'è marito che lavora, non c'è nessun, dunque è come una cosa in più, l'orfano sta solo, sto bambino. Invece lì che esercita la carità, e forse con questo dovere, che è il primo da cercare per la nostra salvezza, forse capiamo anche meglio quell'altro, oggi si direbbe paradosso, del Vangelo, dove si dice: qualunque cosa chiedete nel mio nome lo otterrete, risposta, ma io chiedo tante cose, non ottengo niente, e pertanto lo faccio a nome di Gesù. Allora, lui dice: qualunque cosa che chiederete nel mio nome lo otterrete, e il vostro gaudio sarà pieno. Qual è il gaudio pieno? Il gaudio pieno è la nostra salvezza. Qual è la nostra salvezza qui su terra? La coscienza pura e il camminare nelle virtù. E siccome però siamo dei smemorati che conosciamo il catechismo ma non lo pratichiamo, non vogliamo essere neanche felici. E siamo contenti di andare di stress in stress, di sfortuna in sfortuna, di delusione in delusione, giorno per giorno, sempre nelle stesse circostanze, con le stesse persone, e invece di cercare il gaudio perfetto, che è però quella cura meticolosa della propria anima, che ha bisogno della nostra cura. Allora, ci spiegano i padri della Chiesa, inutile di fare dell'invocazione del nome di Gesù della magia, dici questa parolina, con le sillabe e le lettere di Gesù e ottieni. Non è così. Nel senso inverso, il demonio lavora così. Perché lui non vuole da noi virtù. Lui vuole solo che gli facciamo fiducia. Allora recita questa frasetta qua, mantra, e vedrai che avrai quello che desideri. E purtroppo anche funziona. E tanti si lasciano ingannare, portati lì nella ricerca della felicità, anche da ginnastiche di per sé, magari anche innocenti, anzi, che fanno salute. Invece no. Il più innocente yoga, ma sì, fa bene, perché tira la testa e ti toglie i crampi e non hai più mal di testa. Sì. E forse capiti anche su un istruttore di yoga che conosce solo il yoga, che poi non è yoga in quel caso, ma è semplicemente un po' di tiramento dei muscoli che ogni fisioterapeuta ti fa fare. Ma il yoga come yoga, alla fine, se l'istruttore, tra virgolette, bravo, ti porterà anche a dire, ti spiego di più. Concentrati bene, dimentica tutto, punta la mente su un punto. E poi ti fa anche dire, sai, tu non la conosci, ma in quella lingua ci sono delle bellissime frasi, di così. E ho già detto un mantra. È il rovescio del sacramento. È la parola magica. Perché è magica? Perché il demonio ci lega una sua attività. E purtroppo funziona.
vai a noi, stare attenti a queste cose, stare molto, molto, molto attenti a queste cose. Però nel senso inverso non funziona così l'invocazione del nome di Gesù, non è un mantra l'invocazione di Gesù, ma è l'invocazione di una persona vivente che agisce nella mia anima e che se io chiedo qualche cosa che mi porta al mio gaudio e che è per la mia salvezza, sì, allora nel suo nome lo tengo, per una semplicissima ragione, perché al fuori di Gesù non esiste salvezza. Ecco la vera ragione. Non è, vi dico una cosa, il mio nome è un mantra, se chiedete ottenete tutto, perché questa parola vuol dire non potete ottenere la salvezza al di fuori del mio nome. È nel mio nome e nessun altro che vi è salvezza. Perciò dovete chiedere in mio nome. E noi lo facciamo. Ogni orazione per Dominum nostrum Jesu Christum Filium Tuum, qui te convivile drina. Ogni preghiera finisce sempre per invocare il nome di Gesù. Poi c'è certamente tempo natalizio, la festa apposita. Cari fedeli, vedete che quando ci, dunque, diciamolo lì invece, lì sì, focalizziamo sulle verità rivelate, focalizziamo su nostro Signore Gesù Cristo, sul suo Vangelo, sulla semplicità anche del suo insegnamento, ci rendiamo conto che poi vedere quello che succede nel mondo ci avvicina sempre più a Lui che dall'alto della collina vedeva Gerusalemme e piangeva. Vede la marcia per la vita e piange. Vabbè, andate a marciare per la vita, ma con quale vero scopo? Per cambiare cosa? Che facciano delle leggi buone. Ma quale leggi buone, cari amici? Se la Costituzione prevede che il bambino deve essere ucciso, se la Costituzione prevede che si deve... Se lo devo accidere con efferatezza, lo potrà anche fare, perché si tratta di diritti dell'uomo, perché si tratta di costituzioni moderne che si sono staccate dalla legge della natura dei 10 comandamenti. E dunque anche se 100 anni fa, quando ancora, o 200 anni fa, quando erano già messi in atto, nessuno pensava di abortire un bambino, però loro pensavano che i principi sono opposti, per non solo abortirlo, magari anche con efferatezza, per farlo anche soffrire. Non avete ancora capito, cari anche cattolici che andate a marciare per la vita, che quando si trattava di divorzio, voi dicevate dobbiamo combattere contro il divorzio perché intanto l'aborto non verrà mai ed è venuto. Quando è venuto l'aborto, contro quello, con la democrazia, perché intanto la legittimazione della perversità non verrà mai, è venuta. Sì perché la sinistra, sì perché la destra è debole, sì perché la sinistra ci ha impedito. No, perché i principi ve lo impediscono. Perché le costituzioni lo impediscono. Perché è il frutto di quell'albero che ci sia sempre una destra debole e una sinistra più forte. Perché la destra è la piccola che diventa la sinistra alla fine. Di fuori del mio nome, dice Gesù Cristo, non vi è salvezza. Ma allora neanche civile. Allora non c'è neanche tutela del matrimonio, allora non c'è neanche tutela della vita non nata, allora non c'è anche tutela contro la perversità in pubblico. E non ci sarà neanche tutela contro il denaro che tu ti sei guadagnato sul sudore del tuo fronte. Perché se è vero, poi bisogna sempre prendere le notizie con cautela, ma che l'Equitalia sarà sostituita da un ente che mette mano direttamente sul conto corrente senza che un giudice intervenga, c'è anche quello. Il genitore sarà tolto la patria potestà perché non avvelenano i figli. Sì, però noi dobbiamo lavorare con i mezzi che abbiamo, dobbiamo cercare il male minore, magari un politico del centrodestra che così cattivo non è, ha 6 mogli però ama i bambini, ma non si arriva così da nessuna parte. E non lo capisco, e anche i tradizionalisti non lo capiscono, perché vanno a chiedere al cardinale conservatore di benedire le loro preghierine.
Non si arriva da nessuna parte così. Non so come si può spiegare. Si può solo spiegare con la psicologia del professore distratto che non si fa bene la barba e va in giro mezzo indecente. Così il cristiano che non ha cura delle verità principali e che poi come un mezzo rimbambito segue chi lo mena per il naso. Allora vedete, non è tempo perso, è sforzo perso quello che fate di mettervi in macchina a fare anche un'ora di strada per venire a messa, perché qua voi vi abbeverate ai testi della liturgia, qui adorate in presenza reale il nostro Signore che è anche re degli eserciti, re della società civile, e qui ci tempriamo di coraggio appunto di non conformarci al secolo, ma di curare con la mente e col corpo la religione che ci è stata rivelata e non udirla soltanto, ma anche farla. Chiediamo alla Santa Vergine Maria di ottenerci queste grazie, in nome del Padre, del Figlio, del Santo, così sia, se lo dato Gesù Cristo.